mi clicco nei video sui promossi del mese. Stranamente, anche questo mese non ci sono bocciati, ma strano ma vero. Però proprio recentemente vi ho fatto il video su questi soldi me li potevo risparmiare, quindi sono quei prodotti niente di che, ecco, quindi vi lascio qua il video se ve lo siete perso. Passiamo però ai promossi e il primo prodotto che promuovo è assolutamente lo Stay Naked di Urban Decay, il fondotinta. Vi ho parlato di tutti i miei 10 fondotinta, vi ho fatto proprio un video super dettagliato dove vi ho insomma detto tutto quanto, quindi anche quel video ve lo lascio qua nella schedina. E il mio top dei top è assolutamente questo qua di Urban Decay. Quindi se non vi siete visto quel video vi dico brevemente che è un fondotinta che io amo tantissimo perché ha un effetto seconda pelle sul viso molto confortevole e molto duraturo. È uno dei fondotinta che mi dura di più in assoluto. Mi mantiene quindi la lucidità veramente per tutto il giorno, mettendo solo un velo di cipria al mattino. E poi soprattutto mi piace l'effetto seconda pelle, un semi matte, non è assolutamente un fondotinta che io consiglio alle pelli secche, ma è adatto per le pelli miste grasse, proprio perché è un fondasciutto. Io amo il fatto che sia effetto seconda pelle e soprattutto confortevole. È tra i più confortevoli che io ho. Assolutamente. Nel video recensione di tutti i fondotinta vi ho fatto vedere anche lo swatch. Io ho comprato la tonalità 30NN che alla fine va bene per me, forse leggermente, ma proprio se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, un filino più scurettino, ma proprio un filo. Il 20NN sarebbe stato veramente troppo chiaro, effetto caspa, quindi contentissima anche di averlo preso, nonostante il prezzo perché costa 40 euro, ma se lo prendete su Lookfantastic, secondo me risparmiate un sacco. Il mio consiglio è quello di andare da Sephora a controllare le vostre colorazioni e poi prenderlo magari su Lookfantastic, così risparmiate un po'. Mi piace tanto, come vi avevo già detto, anche il pack, mi piace il fatto che sia leggero, maneggevole. Io non riesco a trovare difetti davvero a questo fondotinta, lo amo follemente. Finalmente vi parlo di Natasha Denona. Io avevo comprato un po' di tempo fa la palette mini nude, l'avevo presa quando da Sephora c'era uno sconto su tutte le palette, forse del 20%, e quindi avevo preso questa qui, la mia primissima palette di Natasha Denona, e tra tutte era quella che mi incuriosiva di più perché poi ce ne sono alcune, non mi fanno impazzire molto per le colorazioni. Volevo prendere anche questa qui proprio perché è piccolina, ha dei toni naturali, quindi me la posso portare eventualmente anche in un mini viaggio per insomma fare un trucco molto semplice. Queste qua sono le colorazioni della palette, quindi comunque tutti sui toni naturali. Amo tantissimo questo shimmer, gli shimmer sono burrosi, cremosissimi, iperpigmentati e molto luminosi. L'unica cosa magari negativa sono questi due colori per me che sono un po' caldi, diciamo, questo è un bel caramello però. E comunque non è, diciamo, la classica palette dai toni nude naturali perché ha questi colori luminosi stupendi, soprattutto i luminosi mi hanno colpito tantissimo, ma anche i matte, perché i matte sono sfumabilissimi, pigmentati, ma allo stesso tempo non si crea assolutamente macchia e sono sfumabilissimi. Queste qua sono le colorazioni. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. Una passata solo veloce. E davvero sono iperpigmentati, luminosissimi, davvero belli. L'unica cosa, per mio gusto personale, l'avrei preferita leggermente più fredda, però insomma è una palette davvero bella che vi consiglio, costa 25 euro, li vale davvero tutti. Quindi ve la consiglio tantissimo, con una base ombretto, mi durano tutto il giorno gli ombretti, quindi non ho avuto nessun problema. E vorrei prendere altre palettine piccole, però non c'è nulla che, cioè le altre non mi ispirano più di tanto come colorazioni, a parte la Mini Star Palette che io avevo messo in un anti-haul, ma devo dire mi sono un po' pentita di non aver preso e purtroppo sul sito ormai non è più disponibile. Chissà se magari ritornerà.
E poi mi piacerebbe comprare anche, ve l'avevo detto ultimamente, una palette grande di Natasha Denona per vedere se la qualità è migliore rispetto a queste piccoline, però non c'è nulla che appunto mi interessi come range di colori. Promuovo poi un rossetto di MAC, di cui ancora non vi ho mai parlato, che è Twig. Questo mi era stato regalato da Sonia quando ci eravamo scambiati beauty per fare il Get Ready With Me. E penso che fra un pochino lo rifaremo quel video, mi era piaciuto tantissimo. Alla fine a me è piaciuto tantissimo questo rossetto come mi stava, perché è un marroncino rosato, davvero molto bello, autunnale, adatto per questo periodo, mentre a lei non piaceva, non gli stava bene, detto da lei, non da me. Me ne sono follemente innamorata, questo colore particolare, un marroncino rosato davvero bello. La texture è satin, quindi è bella morbida, ma durevole, scorrevole sulle labbra, idratante, non secca assolutamente. E insomma, me ne sono follemente innamorata perché non ho nulla del genere. Questo marroncino rosato, sì, caldo, però bello, comunque non mi sta male. Lei alla fine, insomma, me l'ha regalato e sono davvero contenta perché non ho nulla di simile tra i miei rossetti. Ve lo consiglio veramente tanto se vi piacciono i toni marroncini rosati, perché è particolare come colore, davvero bello. Poi volevo promuovere due prodotti che mi sono stati inviati da Sephora tramite Octoly. Il primo fra tutti ve ne avevo parlato già in un haul, però ormai lo sto utilizzando da un po' e l'ho rimesso nella sua confezione giusto per far scena. Questi qui sono i nuovi pennelli vegan di Sephora e amo follemente questo qua, lo 06 Multitasker. Questa è la forma del pennello e le setole sono morbidissime, veramente super super soffici. Lo trovo meraviglioso soprattutto con le polveri, cipria, fondotinta in polvere. Ultimamente l'ho usato tantissimo con quello di Puro Bio, che ho anche il secondo, che praticamente ho bucato. Non so se vedete, vabbè, questo è una parentesi. La felicità di aver bucato un fondotinta, ve lo volevo dire. Questo pennello è favoloso anche per le creme, insomma, i prodotti in crema, quindi fondotinta in crema, eccetera. Ma lo amo tantissimo per le polveri, quindi fondotinta compatti in polvere. L'ho usato tanto anche per la cipria ed è un multitasker, quindi lo potete usare un po' per tutto. Lo amo, veramente fantastico. Mi pare costi sui 17-18 euro, però veramente fateci un pensiero. Se vi serve un pennello del genere, andate da Sephora, toccatelo, vedrete che è davvero morbidissimo. Altro prodotto che promuovo è questo struccante, sempre che mi è stato inviato da Octoly tramite Sephora, ed è appunto questo struccante waterproof eye makeup remover della nuova linea di skincare Sephora, con il 92% di ingredienti di origine naturale. Sephora ha fatto questa nuova linea di skincare davvero molto interessante, anche perché la maggior parte, se non proprio tutti i prodotti, sono fatti con ingredienti naturali. Non so se vi ricordate, vi avevo parlato anche del siero alla vitamina C, che mi piace tantissimo, lo sto utilizzando attualmente. E questo struccante waterproof, devo dire che lo trovo molto molto valido. Non l'ho usato tantissimo, vedete, sono qui, ma perché me ne serve poco. Io praticamente con due dischetti mi strucco tutti gli occhi e mi strucca veramente bene tutto, anche il mascara. Devo dire che io non ho avuto nessun problema, l'ho usato sia col mascara di Essence, questo qua con le fibre, e anche quello nuovo di cui vi devo ancora parlare, di L'Oreal, il Bambi Eye, sì. Con entrambi non ho avuto nessun problema di struccaggio. Non è neanche particolarmente oleoso, sì, è un pochino sì, ma non è di quei bifasici untuosi. Io comunque vado a fare sempre l'ultimo passaggio con l'acqua micellare per togliere eventualmente dei residui e poi vado a risciacquare il tutto. Però appunto non è di quelli untuosi. Insomma, io ve lo consiglio, mi piace veramente tantissimo. E una cosa in più è che il flacone è composto anche da plastica 100% riciclabile. Quindi anche questo qua ve lo consiglio. Finiamo poi con lo scrub labbra di Mulac. Vi ho parlato della Sweet in Mask nel video precedente, questi soldi me li potevo risparmiare. Lo scrub lo trovo validissimo, appunto della linea Lip Care. I barattolini sono deliziosi di questa linea.
ed è appunto questo scrub con all'interno lo zucchero e tanti altri oli e idratanti, ne basta pochissimo. Questo è il barattolino, anche questo azzurro. Purtroppo di questa linea non mi piace tanto la profumazione, la trovo iper stucchevole. Questo ancora di più della Sweetie Mask, e appunto è questo scrub con all'interno tutti i oli, eccetera. Scrubba davvero molto bene e sì, questi oli comunque tendono a non seccare troppo le labbra. Abbinata alla Sweetie Mask, devo dire che è una combo perfetta, perché comunque questo scrub va a togliere le pellicine, va a togliere insomma quella patina, boh, non so come chiamarla, superficiale delle labbra, e quindi dopo con la Sweetie Mask si va un attimo a reidratare. Quindi questo scrub, devo dire, se vi serve uno scrub per le labbra con ingredienti naturali, facilmente reperibile. Se avete pinalli si trova facilmente lì, a 10-11 euro. Sì, lo so, molte dicono lo faccio in casa con zucchero di canna, olio, eccetera, eccetera, però non è la stessa cosa di averlo già a disposizione, ecco. Peccato, peccato per la profumazione, troppo dolce, troppo stucchevole. L'avrei preferita leggermente più delicata, però come prodotto in sé è davvero valido. Bene ragazze, quindi questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Bacione gigante e alla prossima!